Se mi fate una domanda e poi io quando rispondo non vi va bene. No, 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 non ti inquietare, se no ti mando dalla professoressa. No, 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 non mi inquieto, io vado volentieri dalla professoressa perché io non ho mai avuto paura della passera. Punto primo per il nostro codice: la vittima infraquattordicenne è vittima di violenza sessuale. A me va benissimo tutto, trovate dei reati che però siano compatibili con la realtà. In questo caso la signora non può aver violentato nessuno, visto che il ragazzino c'è stato, e quando uno ci sta, ci sta, e quindi questo non può essere gravissimo. Quello che lei sta dicendo è gravissimo, lo sta dicendo di un minore che sta dicendo che c'è stato quando tutte le evidenze... Perché lei dice delle sciocchezze, abbia pazienza. Io ci lavoro con gli adolescenti e lavoro con la gente scassata da queste cose qui. Che interrompe chi sta parlando. Guardi, io me ne vado subito perché non ho intenzione di avere a che fare con una cafona che mi interrompe ogni due minuti. Ma lei dica quello che vuole, io rispetto quello che dice, ma non mi può rompere i coglioni ogni volta che apro. Se lei rispettasse quello che dico avrebbe ascoltato ciò che ho detto prima. Non mi interessa che lei non sarebbe così volgare. Non mi interessa che lei condivida quello che dico. Ma basta, signori, buonasera, arrivederci. No, Vittorio, andate no. A fare in culo tutti quanti, ma per l'amor di Dio, ma voglio parlare. Va bene. A proposito di Feltri e della professoressa che non è professoressa, perché sennò i professori si incazzano, la infermiera che a un certo punto è diventata dava professoressa, ripetizioni, e non solo ripetizioni, che ha trombato un ragazzino di 13-14 anni da cui è nato un figlio, eccetera eccetera, tutto quello che sapete. Commettendo un reato. Ci sono delle chat pazzesche, commettendo un reato vedremo, certo. È accusata di gravi reati. Ci sono delle gli chat incredibili domiciliari. Da queste chat si vince che cosa? Che questo qua, che questa qua lo perseguitava questo ragazzino, e che a un certo punto lo costringeva quasi ad avere rapporti sessuali perché altrimenti avrebbe rivelato tutto, eccetera eccetera. Feltri, sentito. Tu in un editoriale che aveva fatto anche molto discutere avevi detto: vabbè, insomma, in fondo una cosettina, una scopatina non fa male a nessuno, no? Ecco, questo avevi detto. Ora però le cose, insomma, si mettono diverse. Beh, insomma, diciamo che confermo il fatto che una scopatina non possa essere una tragedia per un ragazzo che a quell'età lì, 14-15, ho sentito anche 15 anni, non può che essere attraente. Tutti noi abbiamo provato con l'età lì ad avere qualche esperienza e non ci siamo suicidati, per l'amor di Dio. Però insomma non direi che la signora possa essere accusata di violenza carnale. E se tu hai una erezione vuol dire che partecipi alla questione, non è che sei un soggetto passivo. No, però Paolo, dai, provo a spiegare un attimo il senso del... Perché, ma la legislazione distingue l'uomo dalla donna, questo è assolutamente un punto di vista personale, perché la legislazione non dice che la donna... Facciamo finire! Non mi fate rispondere. Se mi fate una domanda e poi io quando rispondo non vi va bene. No, non ti inquietare, se no ti mando dalla professoressa. No, 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 non mi inquieto, io vado volentieri dalla professoressa perché io non ho mai avuto paura della passera, neanche a 14-15 anni, quindi il discorso è un altro. Sentiamo. Quindi la signora può essere... La signora può essere accusata di tutto, circonvenzione di incapace, trovate altri reati, abuso di minori e mi sta bene, ma non accusatela di violenza perché la violenza non può avvenire. Non può aver violentato nessuno, visto che il ragazzino c'è stato, e quando uno ci sta, ci sta, e quindi questo non può essere un violentato. Questo è gravissimo, quello che lei sta dicendo è gravissimo, lo sta dicendo di un minore che sta dicendo che c'è stato quando tutte le evidenze... Perché lei dice delle sciocchezze, abbia pazienza, io ci lavoro con gli adolescenti e lavoro con la gente scassata da queste cose qui. Che interrompe chi sta parlando. Guardi, io me ne vado subito perché non ho intenzione di avere a che fare con una
cafona che mi interrompe ogni due minuti. Ma lei dica quello che vuole, io rispetto quello che dice, ma non mi può rompere i coglioni ogni volta che apro. Se lei rispettasse quello che dico, avrebbe ascoltato ciò che ho detto prima. A me non interessa che lei non sarebbe così volgare. A me non interessa che lei condivida quello che dico. Ma basta, signori, buonasera, arrivederci. No, Vittorio, no. A fare in culo tutti quanti. Ma per l'amor di Dio, ma voglio devo parlare con... Vabbè. Sabrina, vabbè, Scampini. Però... L'ha presa bene. Ragazzi, questa qua è da mandare in loop. È da mandare in loop, caro David. In loop, beh, il direttorissimo che sbrocca ancora una volta. Federico D'Alecco, vai Federico. Dopo una certa età. Dimmi, Federico, dimmi. Federico. Eccomi, pronto, dai, forza, scusami, dai.